Buonasera a tutti ragazzi dal vostro Carta Curva Nord. Ecco ragazzi, ecco io chiappo questi giocatori così. Così! Così, io gli stritolo le palle, gli stritolo le palle a questa massa di indegni, perché questi sono una massa di indegni bastardi. Levatevi la maglia, non vale la pena, voi non dovete più azzardare di dire che appartenga a questa squadra, perché a voi non vi appartiene più questa maglia, non vi appartiene più, io vi riduco in polpette e adesso è guerra con me, adesso sarà guerra totale con me e non venite a dirmi, e tanto per il momento ancora possiamo farcela, possiamo salvarci dai playout. No! Scordatevelo. Non ci sono scuse. Un 2-2 che non serve a un immerito cazzo. Mi avete fatto mangiare fegato, li mortacci vostri, io vi ammazzo. Siete veramente una massa di... Come si fa a pareggiare 2-2? Allora, voi... Ascoltate bene quello che ho da dirvi, perché dobbiamo anche analizzare la partita. Non solo incazzarsi, non solo stritolare, perché io così ve schiaccio. Ve schiaccio come vermi. Perché 2-0, il tiro della domenica... E l'altra cosa ancora, poi subito che abbiamo avuto la prova di carattere, no? Per pareggiare 2-2 con Iemmello che finalmente si sblocca e la zampata vincente di Dichiara. Poi dite adesso, no? Abbiamo giocato bene, abbiamo avuto la sfortuna che sul difensore del Pescara c'è stava la deviazione sul palo, potevamo vincere, quello poteva... Basta alibi, basta! Signor Sesse Cosmi, tu sai quello che io, la stima che ho fatto, ma adesso la fiducia in te è finita. La mia fiducia con te è finita. Oggi con me stop. Con te e con tutti gli altri, perché siete tutti una massa che questa maglia rosso, bianca, bianco-rossa come cazzo mi pare, scusate ma sono troppo incazzato, non la meritate. Adesso siete da prendere e impiccarvi, perché non ci si fa più. Ci avete rotto il cazzo, stiamo sprofondando in Lega Pro. E voi non vi rendete conto, tanto dico no, non è possibile, no, il Perugia non può andare in Lega Pro, non è possibile, no, no, non si può andare in Lega Pro, no, non si può andare in Lega Pro. Ovviamente non si può andare in Lega Pro, no? Perché con sta massa di merda non ce vai in Lega Pro, no? Il problema è che il potenziale della squadra c'è, solamente che non si sa che cazzo ci avete, perché siete talmente limitati di testa. Io vi stritolo le palle! Io ve le strizzo quelle cazzo di palle! Io vi distruggo! Io vi riduco così, in piccoli frammenti, io vi uccido! Io sono stanco. Questo, noi tifosi del Perugia, non ce lo meritiamo. Una squadra come voi non la meritiamo. Io sono stanco. Mi avete rotto i coglioni. Che avete fatto? Negli ultimi 5 minuti giocavamo a possesso palla come se dovevi tenere il risultato che stavi vincendo. Ancora che andiamo in giro con Rajan Kovic. Adesso pure Mazzocchi, uno dei pochi messi bene in campo, si è fatto male. Non ci sono più alibi. E non trovateli, perché io non ce l'ho più. Perché mi avete rotto il cazzo. Mi avete stancato.
finite il più presto possibile sto campionato, portateci la salvezza, cosa che non ci credo, comunque provateci a portarci nella salvezza e levatevi dai coglioni tutti, tutti! Da Serse Cosmi in poi, tutti, tutti, avete rotto le palle, non sapete vincere una partita. Questa che era la partita fondamentale, non siete riusciti. Le partite che contano, voi non siete riusciti a portarla a casa. Adesso ditemi voi io che cosa dovrei pensare. Adesso io che cosa dovrei fare secondo voi? Prendevi a sberle! A proprio spim! Spim! I cazzotti in faccia. Sapete che non c'ho manco la voglia di... Non c'ho più voglia di starvi dietro, non c'ho più voglia. Non ho manco voglia di commentare. Perché le cose positive e le cose negative non le posso vedere in questo momento. Vedo solo un colore. Nero. Nero. E inizia la guerra. Adesso mi massacrerò, a ogni partita mi massacro. Ormai non me ne frega più un cazzo. Poi c'è il Cosenza. C'è il la Cremonese. C'è il Trapani, dai. Dai, che tra un pochetto arrivano anche gli altri dopo che ci risucchiato, ma già lo siamo risucchiati, che ce ne frega? Perfino l'Ascoli ho scoperto che ha vinto e perfino la Cremonese. Beh, era da aspettarselo, visto che giocava con la Primavera del Livorno, no? Noi giusto, noi potevamo dargli appunto questo vantaggio a tutte le altre squadre. Prego. Dai che siamo sprofondati, dai! È così che ci volete portare a sprofondare, grazie, grazie. Io vi amo, grazie, portateci ancora più giù. Io dico, sì. Mi avete rotto il cazzo. Voglio più parlare, non ce la faccio a parlare. Non ce la faccio a parlare di calcio stasera, non ce la faccio. Non ce la faccio. Sto talmente male che non ce la faccio a parlare di calcio. Solo schifo, solo schifo, solo schifo.